quelli che si sentono migliori degli altri mi stanno sul cazzo, perché non lo so, sono antipatici, perché hanno sempre una scusa per sentirsi migliori di te. Io conosco delle persone con le quali invece saluto con un cenno, proprio, sai, ciao ciao ciao, sempre una cosa. E questo ragazzo, che di solito invece saluto ciao ciao, mentre passa mi placca per strada e fa: Giorgio, ciao, come va? Tutto a posto? Quando uno vi chiede tutto a posto, non vi fidate, perché non vuole sapere veramente come state voi. La cosa che vuole sapere è che voi gli dice: io bene, e tu? E lì si apre la valvola. Io so sempre tentato di dire: male, amico mio, male, 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 male. Mia moglie mi ha lasciata con un camionista moldavo con due cazzi. Quella sì, concorrenza sleale. Immigrazione clandestina, bicazzi, cioè proprio. E invece ho risposto in maniera ecumenica, come al solito, ho fatto la cosa: no, io tutto a posto, e tu? Ah, Giorgio, sono appena stato a donare il sangue. Devi capire che quando doni il sangue fai del, cioè ti senti bene, perché il sangue pulisci le analisi, sempre a posto, il ricambio fa benissimo. E soprattutto, Giorgio, quando doni il sangue, lo so quello che stai per dire, non lo di, lo so quello che stai per dire, lo so, bastardo, non lo di. Quando doni il sangue fai del bene agli altri. Ecco, ti senti meglio di me, eh? Tu ti senti meglio di me perché doni il sangue. Giorgio, ma tu non doni il sangue? C'ho l'AIDS. Stato all'Avis. Ah. Ci sono stato all'Avis. Ci sono stato all'Avis. Schizzinosi, vaffanculo, ma che. Sì, c'è tutte queste tabelle, queste regole, queste cose. Cioè, pigliatelo il mio, vaffanculo, ogni tanto. Cioè, uno c'ha un incidente stradale, sta per morire, pigli il mio, campa 10 anni in più. Invece no, cavilli su cavilli. Questa è l'Italia, eh? Uno che c'ha l'AIDS un po' dona il sangue. Tutti si sentono migliori di me. Ma anche chi fa un figlio. Anche chi fa un figlio si sente migliore di me. Basta che fa... Io c'ho... Dai, tutti ci avete avuto un compagnetto sfigato di classe. Compagnetto sfigato alle medie. Chi è che non c'ha avuto un compagnetto sfigato di classe che lo guardi e dice: questo è sfigato? Da chi non, è... chi non ce l'ha avuto è lo compagnetto sfigato. È ovvio. Io c'avevo sto ragazzino di 13 anni, l'età mia, io mentre facevo, non riuscivo a seguire la professoressa di italiano, nonostante fosse interessantissimo, però, e guardavo sto ragazzetto e dicevo: no, no, questo qui non ce la fa, no, non ce la fa. Mm, a 18 si ammazza, perché se a 18 si suicida, amore mio, resisti, forza, dai. Oh, fa un figlio, 24, 27, 30 anni. Petto in fuori, pancia in dentro, la domenica mattina alle 7, in spiaggia, di domenica alle 7 in spiaggia, io sto dal sabato notte ancora a cercare di recuperare vicino un ombrellone, lui la domenica alle 7 con la carrozzina, cappellino blu con visiera il padre, cappellino uguale blu più piccolo lo figlio, mostri che porta in carrozzina altri mostri. Mi vede da lontano, mi scorge. A papà, quello è Giorgio, quello veniva a scuola con me, a papà, vieni un po'. Adesso a papà, non so perché dicono sempre a papà, fateci caso, dice papà, a papà. Adesso a papà, andiamolo a salutare. Io li vedo da lontano e dico: non è il momento, non è il momento. Giorgio, ma tu un figlio non lo fai? Io sto cercando di sopravvivere, mo non lo so. Non è proprio il momento. Però lunedì vediamo se lo faccio, non lo so. Lunedì vediamo. Che cos'è? Paura di crescere? Che cazzo dici? Esatto. Non si fa una meta al Super Bowl, si fa un figlio, la meta al Super Bowl è difficile, un figlio lo fa tutti, basta. Nascere è come morire. Nascere è come morire, fa parte della stessa curva. Nascere è come morire, non ti esaltare. Nascere è come morire. Se muore mio padre, non è che vengo da te e dico: oh, tuo padre è ancora vivo? Ah. Che cos'è? Paura di invecchiare, eh? Io non rompo il cazzo, non lo fate manco voi se fate un figlio, eh? Sono orfano, beh? Uno fa chi ce l'ha più lungo? Non lo so. Ma
È strana questa cosa. Gli astemi si sentono migliori di me. Incredibile. Gli astemi sono virtù. Quanti astemi ci stanno qua? Infami maledetti. Hai alzato la mano pure contento. Ma te rendi conto? Perché gli astemi sono così. Sono virtuosi. Si sentono veramente astemi. Io subito, io. Sì. Io non bevo. Tu non bevi niente, eh? Ah, beh, io non bevo niente. Hai visto quanto è contento? Questi vengono a cena, questi qua. Vengono a cena solamente col gusto che quando gli versi un bicchiere ti fa no, io non bevo niente. Di la verità, quando che stai a bevere? Acqua? Brutto bastardo, maledetto. Te posso andare per traverso, posso morire adesso. Perché tu ti diverti da sobrio, è vero? Io mi diverto lo stesso da sobrio, tu, noi con te no, capisci? Questa è la cosa. Lui si diverte.